Niente accesso ai locali del pronto soccorso, solo un breve passaggio in sala d'aspetto. Salta quindi la seduta della commissione sociale del comune di Lucca che avrebbe dovuto svolgersi al San Luca. Il no della ASL al sopralluogo è arrivato martedì pomeriggio a commissione già convocata. Troppo rischioso l'accesso di tante persone in un periodo di contagio influenzale, ha spiegato il direttore dell'ospedale Spartaco Mencaroni. Un no che però non ha convinto il consigliere delegato alla sanità del comune Alessandro Di Vito, che ha ricordato come già altre volte l'accesso sia stato negato a rappresentanti politici, anche al sindaco, e che ha deciso di abbandonare la seduta. È la terza volta che l'azienda ULTE ci nega una visita diretta ai locali del pronto soccorso. Quindi credo che l'impegno nostro nei confronti del cittadino nel 2024 deve essere molto serrato a difesa e alla riorganizzazione del pronto soccorso da un lato e alla difesa degli interessi del cittadino dall'altro. Alla fine la presidente della commissione, Mara Nicodemo, ha sciolto la seduta. C'è un po' di rammarico per come è andata la commissione stamattina, perché era organizzata insomma da tempo e c'è un'urgenza di verificare la situazione del pronto soccorso, e ultimamente ci viene continuamente negato quanti membri politici di poter fare accesso al pronto soccorso. La commissione al San Luca era stata richiesta dal centro-sinistra. Abbiamo l'urgenza di capire cosa non funziona nel pronto soccorso, perché ci arrivano tante segnalazioni da parte dei cittadini. La commissione sarà riconvocata con altre modalità.